Volete saperla? Una cosa divertente, a tratti divertentissima. Beh, sarà divertentissima per voi. Per me, devo dire la verità, un pochettino meno. Io questo video l'avevo già registrato. Mi ero messo lì, parla. Arrivo intorno all'ottavo, nono minuto e mi rendo conto che il microfono era spento. Meraviglioso. Per fortuna la scaletta rimane invariata. Cercherò di ricordarmi quello che avevo già detto. Proverò ad escludere le cose ripetitive. Ci provo, poi non so se andrà bene. A tal proposito vi chiedo un mi piace di supporto, un'iscrizione al canale, un commento, anche perché YouTube ha cambiato un po' l'algoritmo, quindi a voi non costa niente, per me invece è assolutamente un aiuto di livello. Allora, ieri ci siamo divertiti un pochettino qua insieme, in live e poi su un video che ho caricato, con le intelligenze artificiali. E abbiamo scritto quella che è la storia di Allegri alla Juventus. Abbiamo dato in pasto a ChatGPT 4 tutte le informazioni di Allegri e alla fine ci ha spoilerato che in questa stagione la Juventus di Allegri riuscirà ad alzare un trofeo. Non ci ha detto quale, però la Juventus gioca campionato e Coppa Italia, quindi o è zuppa o è pan bagnato, e se il campionato sembra un po' più complicato, la Coppa Italia magari potrebbe essere quel trofeo che ChatGPT ha previsto. È proprio di Coppa Italia dobbiamo parlare, perché ieri sera c'è stata una sonora, cocente sconfitta da parte del Napoli. 0-4 vince il Frosinone. Io che tra l'altro è il prossimo avversario della Juve, io ricordo quest'estate la prima partita di Serie A, proprio Napoli contro Frosinone, campione d'Italia contro neopromossi, Davide contro Golia, se proprio vogliamo. E ricordo anche un'ottima prestazione del Frosinone ai danni del Napoli, che poi vince comunque la partita. Se mi avessero detto che dopo qualche mese il Napoli sarebbe uscito per 4-0 dalla Coppa Italia proprio per colpa del Frosinone e che ci sarebbe stato un esonero in panchina e quindi non si sarebbero ritrovati i due allenatori, ma l'esonerato sarebbe stato poi quello del Napoli, e cioè Rudy Garcia, e che invece avremmo visto un ottimo Di Francesco ancora lì e con Mazzarri tornato al Napoli, beh, avrei detto siete completamente matti, non ci crederei mai. E questo ci dà la dimensione di quanto è meraviglioso e imprevedibile questo sport. Quindi ChatGPT, devi essere veramente brava per aver previsto quel trofeo della Juventus. Però queste cose mi piacciono sempre, no? Perché ti danno poi anche quella cosa in più per dire dai, provo a tenermi aggiornato il più possibile, cerco di capire come potrà andare. Poi alla fine arriva sempre il conto, la realtà da pagare, non è mai così facile. E appunto, dato che il Frosinone sarà il prossimo avversario della Juve, stiamo attenti, se non attentissimi. Frosinone che abbiamo imparato a conoscere per forza di cose noi juventini, perché ieri abbiamo parlato di Huijsen che potrebbe, secondo le ricostruzioni giornalistiche, andare al Frosinone in prestito sino al termine della stagione. Vediamo se questa cosa si concretizzerà oppure no. Ieri i giornalisti erano molto caldi e davano quasi per certa questa notizia. Abbiamo Giacaio che ha segnato il primo gol in Serie A proprio questo fine settimana, abbiamo Sulé che sta facendo una stagione ad altissimo livello, una sorpresa, anzi se non la sorpresa più grande del campionato per rendimento, c'è Barrenechea che ieri ha segnato appunto il primo gol che ha aperto le danze in Coppa Italia nella splendida larghissima vittoria del Frosinone contro Napoli. Quindi Juventus e Frosinone sono collegate da questo patto d'amicizia sul fronte mercato, perché il Frosinone cerca di valorizzare questi giocatori della Juventus e la Juventus rimane a guardare. Ovviamente poi sabato invece saremo avversari e ci saranno pochi sconti da fare. E proprio perché abbiamo parlato di Allegri all'inizio e proprio perché abbiamo parlato anche del prossimo avversario della Juve, voglio fare un collegamento, che è l'ultima partita di Serie A giocata dalla Juventus. Sulla carta un Genoa-Juve che la Juventus doveva portare a casa con facilità, e invece il campo ti ha detto tutta un'altra cosa. E dato che il Frosinone è la prossima squadra, uniamo l'utile al dilettevole, torniamo un po' indietro e parliamo appunto di Allegri e del Genoa, perché ieri sono venute fuori un po' di ricostruzioni che vanno a spiegare quella che è stata la multa ufficializzata ieri nei confronti di Massimiliano Allegri per 10.000 euro. Prima di tutto partiamo bassi e diciamo che questa ricostruzione viene dal Corriere dello Sport, e torniamo quindi al discorso di qualche settimana fa e del fatto che Zazzaroni e Allegri sono amici, e guarda caso il Corriere dello Sport, che ha queste esclusive, parla di questa cosa qui. Viene facile intuire, pensare, poi magari sarò nel torto, che Zazzaroni abbia telefonato ad Allegri per chiedergli che cos'è accaduto effettivamente e che Allegri gli abbia raccontato la sua versione, giusta, sbagliata, vera, non vera, più vera, più vicina alla verità, più lontana dalla verità.
Non lo so, ma questa è la ricostruzione del Corriere dello Sport. Dopo Genoa-Juventus, Allegri sarebbe entrato nello spogliatoio di massa, e già questo a me non piace, ma non perché sia Allegri, perché sia della Juventus in generale, un tesserato di una squadra che entra nello spogliatoio dell'arbitro alla termine della partita è qualcosa che non mi piace. Ricorderete che prima, poco prima, in conferenza stampa, Allegri aveva invece esaltato l'arbitraggio di massa, dicendo che era stata arbitrata la partita in maniera quasi impeccabile. Ecco, da questo punto di vista io non posso dire altro, se non mi è sempre piaciuto l'approccio di Allegri nei confronti delle conferenze stampa, il modo che ha di parlare ai giornalisti, al pubblico, per gli arbitri. Non va a monopolizzare il tema della partita sulle decisioni arbitrali, che siano giuste o che siano sbagliate. Ma non è sempre stato così. Mi ricordo una volta l'Allegri della Juventus, perché alla Juventus è sempre stato così, che va a parlare di arbitro, ed è quel Juventus-Salernitana, ma lì non si parla di una decisione sbagliata o non sbagliata, lì si parla di un grossolano errore che non è stato nemmeno accusato, no? non è nemmeno stato preso in considerazione, non è stato nemmeno portato come dovrebbe essere portato un errore di questo tipo. E anche qua non perché c'entri la Juve, ma perché quello è un errore troppo grosso per la tecnologia che ha a disposizione oggi l'arbitro e tutta la categoria degli arbitri. Però Allegri, prima di arrivare alla Juventus, io me lo ricordo nei discorsi relativi agli arbitri, quindi è proprio una volontà che è stata innescata, diciamo così, in Allegri. Gli è stato chiesto di seguire questo tipo di comunicazione. Infatti la Juventus da sempre certe cose le lascia correre e non fa così tanta confusione come magari potrebbe fare in alcuni ambiti, non solo relativi agli arbitraggi. Sto parlando di qualcosa di un po' più generale, di tutte le accuse che vengono rivolte alla Juventus da parte di tifosi, ma soprattutto giornalisti, che a mio modo di vedere andrebbero un attimino calmati, perché ci sarebbero dei provvedimenti da prendere. Ma la Juve spesso e volentieri queste cose le fa correre. E allora, quale sarebbe stata questa discussione tra Allegri e l'arbitro Massa? All'inizio Allegri sarebbe entrato molto tranquillo all'interno dello spogliatoio dell'arbitro per evidenziare come il fallo di Malinowski su Yıldız era molto brutto, avrebbe meritato il cartellino rosso e sarebbe stato molto pericoloso, poteva essere molto pericoloso per quella che era la forma fisica di Yıldız. E l'arbitro gli avrebbe risposto: mister, mancava un minuto alla fine, anche se non dato il rosso non sarebbe cambiato il risultato. Ora fermi un attimo. Sempre prendiamo con le pinze questa ricostruzione, diamola per vera, ma mettiamola pure in discussione. Questa è un'analisi che può fare qualcuno che va a analizzare la partita del senso della serie. Vabbè, mancava un minuto, magari il risultato non sarebbe cambiato, e poi non lo sappiamo, però è il modo di dire, no, nell'analizzare la partita. Ma se tu sei l'arbitro che ha arbitrato quel match e che ha commesso un errore, tu dovresti avere la volontà di migliorarti per il futuro, per cercare di aumentare quello che sono le tue capacità, quelle che sono le tue abilità nella gestione di una partita e di un episodio della partita. A maggior ragione se è un errore grosso ed evidente come quello della mancata espulsione di Malinowski, senza considerare che Malinowski, magari con una, due, tre, quelle che potevano essere giornate di squalifica, avrebbe saltato le successive giornate di Serie A. Quindi, se vogliamo utilizzare la parola falsare, sì, questa decisione ha falsato la Serie A, ma non a favore della Juve, e non falsare con malafede, nel senso che magari Malinowski la prossima partita sarà decisivo, il Genoa vincerà col gol di Malinowski, che non sarebbe dovuto essere in campo. Quindi non solo la Juve, ma anche altre squadre che possono essere interessate. Ora non so il Genoa con chi andrà a giocare, magari guardiamo al volo. Genoa, eccolo qua, la prossima partita di campionato la giocherà con il Sassuolo. Ecco, metti il caso che Malinowski andrà a fare gol contro il Sassuolo, la butto lì, Sassuolo potrebbe finire una parte delicata delle classifiche, a fine anno potrebbe pure tirare questa cosa dicendo: sì, però Malinowski andava espulso, quindi mancava un minuto, l'arbitro, una roba del genere per me non la può assolutamente dire, cioè non esiste. Ci sta invece la missione dell'errore, dire sì, mi sono sbagliato. Poi ribadisco, per me è sbagliato proprio il principio che un tesserato vada a parlare con un arbitro nello spogliatoio, che sia Juve, Milan, Inter, qualsiasi squadra. Per me questa cosa non esiste. Però se è un confronto tranquillo su questa roba,
non può esserci una risposta di questo tipo. E infatti qua Allegri si sarebbe arrabbiato e da qui in poi avrebbe tirato fuori anche altri episodi arbitrali, non sulla Juve, bensì su Napoli-Inter, e ricorderete era proprio Massa che ha arbitrato quella partita. C'era stato un po' di discussione, ecco, diciamo così, sull'arbitrato di Massa in quell'occasione, e allora giustamente Massa gli avrebbe chiesto: ma in che senso, è un'accusa di mala fede? E Allegri gli avrebbe risposto: no, questo lo dici te. Ecco perché Allegri sarebbe arrivato a questa multa. Insomma, sicuramente è accaduto qualcosa. Qualcosa è accaduto, e l'abbiamo letto nel bollettino della Serie A che ieri ha riportato questa multa di 10.000 euro nei confronti di Allegri. Questa sarebbe la ricostruzione del Corriere dello Sport, per me anche abbastanza coerente in realtà con quello che potrebbe essere accaduto. Una cosa è certa: in questo momento la Juve c'è un po' di tensione, possiamo dirlo? Per me sì, e lo avevamo già visto in campo col Genoa. Secondo me la Juve in questo momento si sta un po' sgretolando quel muro che si era costruito di certezze dal punto di vista umorale e gestionale dello spogliatoio. Già in campo, e ora con queste cose possiamo capire anche fuori dal campo, ma sempre all'interno dello spogliatoio. Il punto è questo qui, cioè la Juve è una squadra umorale. Vlahovic è un attaccante umorale. La Juventus fino adesso i punti li ha fatti perché dal punto di vista umorale era riuscito a creare questa compattezza. La Juve deve mantenere questa linea qua, la Juve deve giocare su queste cose qua, deve giocare sulle seconde palle, deve giocare sulla voglia di portare a casa, sulla voglia di non mollare, sull'attenzione difensiva. Queste sono le caratteristiche che compongono questa Juve. Non ha dei grossi punti forti dal punto di vista tattico, non ce li ha, non ha un'azione particolarmente efficace che riesce a sviluppare, non ce l'ha, non c'è uno schema che viene fuori tante volte, non ce l'ha. La Juve deve aggrapparsi a queste cose qui. E ovviamente su queste cose deve dare un'occhiata anche all'Inter. Io su questo argomento voglio fare un altro video perché ho qualcosina da dirvi, e però ne voglio parlare magari nel pomeriggio. Quindi per il momento mi fermo qui e provo a dividere le due cose. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa reazione di Allegri, se secondo voi questa ricostruzione può essere adeguata, e ditemi se è necessario prestare un occhio di riguardo al Frosinone oppure no. Per me sì, anche visto il recente passato con il Genoa. Ciao ragazzi, ci vediamo oggi pomeriggio con l'altro video. Ciao!